esatto ordine di nascita dei fratelli Macori? Solo lui può iniziare, eh? O lui, forse lui può iniziare. Forse io. Ecco, chi me lo spiega? Il più vecchio sono io. Per ma te che c'entri però, come fratelli? Come fratelli? I fratelli Mancori. Sì, io li ho conosciuti tutti, fin dall'inizio. Io avevo, mi ricordo, 20 anni, 22, e facevo il primo film da regista. Stavo a Quattro Fontane con un'attrice che si chiamava Doris Duranti. Ancora? A un certo punto io volevo finire in casa tua perché sempre di corsa per rispettare i tempi, no? Mi arriva Alvaro Mancori e fa: me lo devi liberare perché io devo girare domani. Mi ha fatto diventare matto. Questo è il ricordo di Alvaro. Ma che anno era, scusami, non ci ho capito niente, chi anno era? Che anno era? 49. A 49, 49, 50, che era? Sì, 49. Allora, Alvaro, spiega te. Tu sei il primo figlio. Che bello. È giusto? Sei il primo figlio. No. Sono il terzo figlio. Ecco, spiegatemeli tutti, perché sì, non si è capito mai niente. Perché ti serve sapere? No, penso che è interessante. Ma funziona, no, funziona. Sette figli. Sette figli. Che c'ha un padre che era terribile. Dei fratelli, è quello che... Sì, sì, no, no, ma non è quello. Ma non è quello, io volevo entrare in un altro gioco più divertente, il fatto di avere sette figli e ciò a fare sette figli. No. Basta che c'è tanti che possono fare sette figli. Sì, vabbè, ma sette figli. Ed il cinema chi l'ha fatto? Soltanto voi tre? Quattro. Sì, quattro. Che Mario non c'è. Non c'è Mario, l'ho chiamato più volte, ma non è venuto. C'era problemi di... Mario è il mio favorito operatore di macchine. Mario Sbrenna. Mario Sbrenna. Di... È giusto? Mario. Operatore di macchine. Allora, Santo, spiegamela te com'è. Allora, l'ultimo. Il primo chi era? Il primo Mancori chi è? È una donna. Ecco. Sorella che ha 90 anni. Ah, è viva? Attualmente. Oh, questo... Poi c'è, appresso mia sorella che ha 90 anni, ce n'era un altro che si chiama Emilia, purtroppo è deceduta. E non hanno fatto cinema loro? No. Siamo sposati, hanno lavorato. Il cinema è solo degli uomini. Parte da lui il cinema. Parte da Alvaro, sì. Parte da Alvaro. Poi nasce Alvaro. Nel 23, giusto? 23, esatto. Poi nasce un'altra mia sorella, nel 25. E non fa cinema. Non fa cinema, si è salvato. Non valevano le pari opportunità. Poi nasce Memmo. Poi nasce un grande Memmo. Che è stato veramente un grande. Che è più piccolo di quanti anni? Memmo è del 27. 27? Sì, 4 anni in meno. E poi nasce? No, poi nasce Mario, che non c'è stasera. Sì. Mario Sbrenna, che è sempre fratello, però c'è stato un po' di casino nella mia storia, la mia vita. Sì, grazie. Che è continuata sempre avanti a forza di un po' di casino. Aspetta, che sentono tutti, altrimenti non sai. Sento. Poi c'è laggiù uno che sa veramente fino al numero delle scarpe mie. Quindi allora, Mario era figlio di un altro padre e un'altra madre, però era della famiglia, insomma, capito? Perciò dicevo, ci sono un po' di casini. Spiega bene, fratello d'acquisto. Dopo cinque figli, mio padre muore. Mio padre resta vedovo. Se non ci starebbe qua, sarebbe la fortuna. Sono preoccupato. Allora, che cosa avviene? Mio padre conosce mia madre, che era vedova, con un figlio, sarebbe Mario Sbrenna. Certo.
che è mio fratello di madre, e lui è mio fratello di padre. E nasco io sono l'ultimo, io sono lui. Certo. Diciamo del prima della dinastia creata da lui, perché questa va creata da lui. Quindi sei figlio di ecco, vostro padre, ma non della stessa madre diversa. E tu quindi attacchi il cinema subito, però a 15 anni, 14 anni. Sì, a 14 anni, perché io c'avevo uno zio che faceva il cinema, che si chiama Fera Mosca. E faceva il cinema, sviluppo e stampa. Gli dice, quando hai finito le scuole, vieni con me. In questo sviluppo e stampa, che era di Felice Boschi, era sviluppo e stampa, era uno dei più grossi sviluppo e stampa che c'erano allora. Più interessante, più felice, diciamo. E di fatto si chiamava Felice Boschi. Ma niente, tanto da poco non mai mai questo. O se amici di te no. Vogliamo sentirti. Timbra la voce. Ma interessa. Allora che stanno a fare qua? A Felice Boschi arrivava a Felice Boschi. Perché siamo venuti? Scusa. Io speravo che eravate venuti per vedere i film Mancori. Ma questo ti è piaciuto questo film qua? Vi è piaciuto? Molto. Nel suo genere ti dico che io, come ormai non leggo più ma rileggo, così rivedo quei film lì. Ce ne fossero oggi, vabbè, Giorgio Bianchi, te e Rodolfo Sonico, Vittorio Mezza, e mica Rinasco. Allora eravamo a Felice Boschi e tu entri nel cinema. E difatti mio zio mi fa entrare durante le scuole, finisco le scuole e entro da Felice Boschi, che era, ripeto, il più importante allora. E a un certo momento entravano e uscivano questi direttori di fotografia che io, Boschi, mi aveva assegnato alla proiezione, di modo che io li accompagnavo e gli spiegavo questa più chiara, questa facciamo più scura, questa e sentivo le lamentele degli operatori, perché allora si lamentavano sempre come adesso. Però a un certo momento dicevo, ma io perché sto di qua? Io voglio stare di là. E mia zia mi dice, no, calma, fai un po' di tirocinio. E io però sto tirocinio a me non mandava. Già scalpitavo così. Difatti mi accaparro un direttore della fotografia che era Mario Albertelli. Hai ragione. Hai scelto male. Difatti era un padre per me questo, perché non è che mi insegnava, perché a me che mi aveva insegnato? Io carrevo da una parte all'altra, c'era chi mi giocava di qua, chi mi giocava di là. Insomma, io vado avanti, sviluppo e stampa. Il proprietario, Felice Boschi, lo voleva fare subito direttore, però i direttori dicevano che armati, perché era il tempo di guerra, allora erano tutti alle armi, allora dai, tutti gli sviluppatori erano. E io facevo carriera con facilità, perché un po' scalpitavo, un po' c'avevo le spalle coperte, allora però quando vado da Felice Boschi a dire, mi sono trovato l'operatore, tu sei scemo, fammelo conoscere. Io gli porto Albertelli, che non sapeva niente, sapeva appena qualche cosa. E dico, Albertelli, io voglio venire con lei, come faccio a venire con lei? Ma che punto? Voglio venire a fare aiuto per lui. Noi sentiamo Boschi, perché questo è mica tenero. Appena come è andato, io vorrei Alvaro Mancori. E quello mi dice, sei matto. Ma lui, Alvaro, mi ha detto che lei sarebbe d'accordo. Io, e quando ci ho mai parlato, penso che se si azzarda a parlare con me di questa cosa, lo metto dentro una cantina.
Ahia, ha detto, mi sono sbagliato tutto. Perché normalmente mi sbaglio tutto, eh. Sulla nomina degli amici, delle cose, ho sbagliato parecchio. Però io sono andato avanti e dico, scusa, come da tu, ma io faccio in camera scura, da domani ritorno in camera scura. Mamma mia, lo ricominciamo da capo. Dico, ma perché, scusi, io, Albertelli mi ha offerto, dice, si è liberato un posto. Dice, ma tu non vai nessuna parte, devono passare prima sul cadavere mio. Aia. E Albertelli va là, dice, Felice Boschi, dice, Albertelli, se tu ti porti via Alvaro e lui viene volentieri, perché ho capito, qui non ci metti più piedi con nessun film. Capirà, il migliore stabilimento che c'è, mi cacci via già. E dico, sono felice io, a me piacerebbe fare l'aiuto operatore, passo in camera scura, perché non da domani, da adesso. Io ero monto su, e il direttore che c'era allora si chiamava Pinelli, non era il famoso Pinelli, e allora mi piace, mi riporta su in camera scura. E io la metto a piangere, quasi. C'erano gli altri capi sviluppatori che mi dicevano, facciamogli passare la botta e poi ritorniamo a casa. Io non mi volevo far passare la botta, perché dico, più passano giorni e peggio è. In poche parole, faccio passare un altro paio d'anni. D'anni? Di anni. Allora e quindi era dura, avevi 16-17 anni allora. 16 anni, sì. E tutti mi dicevano, ma che ancora non sei nato, ma già vuoi andare a fare operatore? Ma io non è che voglio fare l'operatore, voglio fare l'aiuto operatore, e poi dopo vedremo quello che succederà. E insomma risalgo su Sviluppo e Stampa, cioè al buio, non mi vede nessuno là via. Qualche ragazzina che passava, sai, lì ogni tanto si cazzo lo sgambetto, mi arrangiavo, mi arrangiavo al buio, come hai visto a poche, al buio. Faccio passare un paio d'anni e tanto tormentavo un altro che si chiamava Nello Latini. Dai. E metto sotto questo, capito? Questo siccome c'aveva una voce bellissima, io ti faccio cantare, ti faccio conoscere questi del teatro dell'opera, cioè. E questo cantava in una maniera proprio, ti dico, Pavarotti, era al buio, capisci? Non esisteva Pavarotti, però già nasceva da lui, e poche parole ci diamo da fa, e tanto me lo liscio a questo, me porto, io portavo il Corriere dello Sport. Ma lui era riconoscente. È un conoscente. Allora sì, stavo un po' nel giro di come si chiamava lui, no? Il padrone da Roma, come si chiamava? Beh, all'epoca. Eh? No. Beh, che anni erano? No. Sarà stato il 44, quello della banca, dai. Il proprietario della banca era anche, oltre che da Roma. No, vabbè. Sacerdoti mesi dopo, vabbè. Ancora c'era il Bazzini, era già andato via, se il 44, se poteva essere Bazzini. Il presidente dello Scudetto, ancora un anno è rimasto. Marchiello va molto dopo, Bazzini. Vabbè, non stiamo a quelli l'anno più dopo, se guardiamo il puntino. Vabbè, no, torniamo a te. E questo gli comincia a dire, io voglio andare là. E quello dice, ma guarda che qui, tanto felice che ha detto. Poi né te né lui mettete più il piede qua. Oh, e mica c'è solo questo di stabilimento, ce ne sono gli altri. Sì, ma Albertelli, questi Martelli, tutti questi vogliono venire qua, perché qui
bravi. Otello, Battello. Insomma, in poche parole, mi convincono, sto una netta ancora. Ancora? Da bocca. Da bocca. 3 anni quindi ci stai. Sì, beh, 2 anni prima e un anno dopo. Insomma, in poche parole, incontro Tonino Delli Colli, mi ricordo a Corso Umberto, e mi dice, ah, meno male, ho trovato. Che è successo? Si è liberato un posto da Albertelli. Mi tremava le gambe. Dio, è possibile? Ora cominciamo con Boschi. E Tonino, che voleva passare operatore di macchina, Garoni era andato via a fare direttore della fotografia. Cominciò con Tonino Delli Colli a dire a Tonino, guarda che devi fare un lavoro con Albertelli, perché se andiamo da Boschi quello ci subito ci caccia. Sì. Ci caccia, ma ci cacciava proprio. Tonino dice, ma io sono piccolo, come fai? La pezza è piccolo, però sei gagliardo. Era già gagliardo da operatore di macchina. Insomma, in poche parole, ero talmente tranquillo che Tonino dice, non posso più. Vuoi un po' d'acqua? No, meglio che non bere. Se c'è il whisky, devo bere. Attenta, io sto astemio, mi parli di whisky. Quando sta fuori sta astemio. A Delli Colli siamo. Delli Colli comincia a lavorarsi Albertelli dice, ma io già ci sono stato, che mi fai ricacciar via un'altra volta? Tonino non lo sapeva. Allora mi dice, ma che fai il doppio gioco? Ma perché? Che c'entra? Che ho detto? Una cosa, ho detto voglio fare io l'operatore. Avevo detto a lui, ho detto a te. Ci è liberato un posto e eccomi qua, pronto. Ma noi vorremmo che tu venissi, però Felice Boschi ha detto questo a Albertelli. E dice, voi vi preoccupate, vado io da Genesi, vado da Cufaro e mi metto d'accordo. Sì, però te devi licenziare te, non te devi far licenziare da loro. Mamma mia, che complicazione, dicevo già, pensa, ero piccolo ma già mi rompevo l'anima, che volevo correre come andannato. Insomma, in poche parole, vado da Genesi, Giorgio Genesi era un mio amico. Dico, Giorgio, io succede questo così, e che se matto, poi Boschi a chi ci fa un casino e infelice mai. Insomma, non mi riuscivo a entrare. Finalmente Nello Latini dice, boh, ti portai a casa. Tu adori i cani? Sì, e come no? Nello Latini mi porta a casa di Albertelli, che era via Ravenna, da quei parti. Io tremavo le gambe, Nello Bussa, Sonnello Latini, e apre la madre diceva, arriva subito il cane, io me lo faccio amico subito al cane, cioè, cominciamo dal cane. Meno male che era di buon carattere il cane, se no mi demaniavo. Invece era un cane da caccia, un setter, ve lo ricorderò sempre. Cominciamo. Albertelli appena mi vede, e tu che fai qua? Non so, per accompagnare Nello Latini. Nello Latini, io dopo mi sono accompagnato. Ma siete matti qua? Che succede? Nello Latini, Albertelli, si è licenziato da Boschi. Ah, benissimo, va bene. Ma è vero? Come? Giuro. Non era su chi te pare. Non era vero per niente. Non era vero per niente. Giuro quello che te pare. Ci porta in salotto e mi dice, quanto vuoi a settimana? Albertelli, io faccio fiducia. Fa quello. Ma quanto pigli da Bozzi? Allora pigliavo 19.000 lire a settimana. Dice, ma questi da me pigli al giorno.
Dico, Albertelli, io non esco più da sta casa. Ma non l'avete capita, quindi. Dammi il cane se porta spazio grande, porta tutto. E dico, ma è possibile che tutti ci avete complicazioni per me, per sto piccoletto? E Tonino zitto, non so. E io ci sento, a Tonino dico qualche cosa, io? E che mi cacciano via pure a me? Ma vannaggia, è possibile. Di Albertelli, io ne lavoro con lei, basta. Facciamo quello che pare, metà da quello che gli pare. Io gli porto pure a spazio il cane, ma che porta il padre? Se viene a lavorare devi lavorare. E ci vai quindi? Eh? Allora, e vai a fare il primo film. E di fatto il primo film. Il primo film qual è? Gioacchino Rossini. Con Bonnaro. Bonnaro stava finendo Ettore Fieramusca, eh. E io gli dico a Bonnaro, dico, guarda, io c'ho mia madre che si chiama Fieramusca. Dice, ma Fieramusca o Fieramusca? Fieramusca, dai, che c'entro io con Fieramusca? No, no, io ho detto così. Può essere un destino, capito? È un destino, quello era un filone. Dice, ma tu che hai fatto altro? Io so 4 anni che lavoro da Bosco. Come hai fatto? E beh, perché c'ho un zio, insomma, spiega a tutti quello che facevo. Albertelli si rivolge a Nello Latini, che sapeva che era il capo pure lui di Bosco. Sulla tua parola tua, sulla tua parola io ho piglio che si è licenziato lui, eh? Sì, questo è figlio della buona donna, meno male. Dico, ammazza, trovo un amico. E cominciamo a parlare da settimana le cose, io però mi tremavo nelle gambe, sai, stavo su una poltrona che era pure mezzo scassata, perché c'è stato quel cane sopra, era piena di peli, e io dicevo, mamma mia, ma sta buono, il cane è tanta con sta coda, io lo lisciavo. Dice, allora fai una cosa, tu puoi partire da solo, e c'è pure la tessera, c'è la tessera dei ferrovieri, mio padre, c'è pure la tessera, manco pago, ah, non paghi neanche, allora, fai una cosa, martedì, era una settimana dopo, martedì, tu prendi il treno e scendi a Pisa c'era o io o Tonino, e ti portiamo a Tirrenia, e vai a firmare il contratto. Non ci credete, giuro, mi veniva da piangere. C'era un nodo alla gola che non potevo più parlare. E diceva, dimmi qualche cosa, che devo dire? Che devo dire? Sei contento? Ma gli baciavo il braccio e cose. Insomma, questo capì che ero veramente attaccato al lavoro. Quando è con noi c'è notte, giorno, mi frega niente, io mi porto a Brandina io. E questo di volta a Nello, ma questo è proprio un atto, no, questo è proprio deciso, no? Albertelli, questo è proprio deciso. Allora fai così, fai una cosa, vai a pigliare Tonino che abita via La Spezia, c'era la fototecnica, sì. E con lui venite su a Pisa, e poi da Pisa venite a Tirrenia e ti porta Tonino. Bellissimo. Io non vedevo l'ora, tu pensa, uno che dopo anni che sperava questo, che vedeva i film, dava i giudizi, dava le cose, questi direttori della fotografia che mi ascoltavano, perché io, figurati, quella fama mia del cinema, mi ero mangiato le pellicole intere, i film di Totò, tutti me li vedevo tutti. Poche parole. Non vedevo l'ora che arrivava quel martedì io passai quasi la notte sotto al portone di Tonino, via La Spezia, proprio. Stavo là così tremando. Tonino la mattina esce alle 8 dalla colazione. Ma l'appuntamento è 9, non mi frega niente, guarda. Io mi attacco a te. Io sto dai 9 di ieri sera. Sto qua. Dice, ma sei deciso proprio, sì. Guarda, io vengo da Albertelli, va andando te padre, perché io sto con voi, e chi vi lascia?
e Tonino Alberto, piano, questo sarà utile sicuro con noi, questo sarà. Alberto, io non so niente, io mi ha detto Nello Latini, Nello Latini che era un capo gruppo, un capo di sviluppo di quella cosa. Gli ha dato la parola proprio a lui. Che io mi ero licenziato. Lui garantiva. E siete partiti quindi? Eh? E siete partiti? Siete partiti, Alvaro? Tu e Tonino siete partiti in treno per Pisa? Sì, sì, è il martedì, era dopo una settimana, perché qualche giorno bisogna una tagliola a Bosca, hai capito? No, proprio era una barca. E quando barcata. Sei sceso a Pisa? C'era quando avete Bosco, incominciato a girare? A girare? Dopo una settimana. No, da stabilimenti importanti. A Tirreni, ma il contratto quando l'hai firmato subito? Il martedì, il martedì, tremavo. Se io dico, non si vedo qua la firma, che io di chi è questo? Alvaro, con chi l'hai firmato? Con i Forzano il contratto? No, l'ho firmato con la Meteus. Meteus, c'è che capirà? No, Meteus, no, te confondi, come te, era siciliano, non c'entrava niente. Dopo. Vabbè, è una società. Hai firmato. Sì, e sei stato bene? Bene. Il giorno, Mamma mia, tu pensa, io, Tonino dice, via questo, io, vum, volavo, via quest'altro, vum, volavo. Ci ammazzano, ma che fai, ma c'hai i patti, ma che patti, che fumano. Insomma, in poche parole, firma il contratto e cominciamo con Gioacchino Rossini. Gioacchino Rossini. La mattina mi presentano Bonnard, che io conoscevo perché veniva da Boschi. E tu che fai qui? Niente. Io dice Tonino capirai, a parlare a Tonino ci voleva mezz'ora. E io tremavo perché io sbrigavo. Che te vuoi sbrigare? E io stavo lì a tremare, dai, Tonino, dai. Si sbrigava pure. Cioè, più ti sbrighi e più zagagli. Perché io non sapevo sto fatto. A un certo momento questo fa. Bonnardi mi fa. Ma Bertelli lo sa che stai qua? Come no? Ma e lui mi ha invitato. A Bertelli che invita sto ragazzino, dice questo o è un dio o è uno scemo lui, scemo Albertelli. Aspetto la mattina che arriva Albertelli alle 9 a Tirregna. Albertelli mi dice, ma già stai qua, già stai qua, dio, dillo a Tonino qua. Tonino, sì ho portato io, bravo. Allora porto subito in camera scura e cominciato a fare. camera scura. Io ho lasciato a testa un'altra volta. Hai capito? E che riesce sì. A sviluppà faceva i provini. Allora si faceva. I provini facevi? Sì, perché quando si girava una scena. Il finale. Prima lui era bravo per Albertelli, faceva tutto quanto subito, vedeva se la intensità era giusta. Allora, arrivo lì in teatro e Albertelli mi presenta a Bonnard dice sì, già lo conosco. E dice, chissà che gli dirà questo. Cioè, questo non stava da Boschi. Albertelli, ma perché ha telefonato Boschi? No, non ha telefonato nessuno. Terrore mio che Boschi chiamasse. Terrore. Capisci, ero pallido come uno straccio, ecco qua. Questo è scritto male, ma è scritto. E allora mi allisciava Bertelli, ma c'è il cane? Non c'è il cane qua. Avevi perso un alleato. Capisci? E cominciamo con Albertelli. Mi presenta l'attrice. Chi era? Era. Non ti preoccupare, che io. Il nome. Non me la ricordo. Facevo un po' di tempo, ma. Era Selma Diglia. Paola Barbara. Paola Barbara. La moglie di Zeglio. Di Zeglio, sì.
Ma Zello non esisteva, sì, esisteva come marito, ma... Era alta 1,80, era una donnona, eh? Ma... Paola, Bella, una bocca enorme, una cosa... Simpatica. Simpatica. Con me che ha lavorato. Albertelli mi dice, da più ai fuochi. Tonino mi aveva appena accennato qualche cosa di fuochi, dico, ma devi ai fuochi. Lo giuro, tanto, dico, non devi ai fuochi. Io vado a Tonino, dove devi ai fuochi? Come dite? Ma come te l'ho spiegato l'altro giorno? Sì, ma mi ha detto talmente tante cose che io, capisci? Mi ricordo. Non mi ricordo più. Allora fai una cosa. Tonino piglia il metro, attacca la macchina da presa, che era una debris, decametro. Allungami e decametro. E arriva al viso d'Alve. C'è qui io di via, eh. E chi è? Abbiamo lì. Infatti io timidamente vado all'appiglio, era tutta una prova. Allora, c'è qua? E qui mi vedevano per male. Alberto dice, ma perché trema? Io ho avuto un po' di freddo, ho preso freddo sul treno, mamma mia, allora dico d'accordo, ma Antonio, ma gli ha detto bene questo, c'è freddo, non vorrei che, no, tanto io sto dietro, e Tonino veramente stava dietro, che pure Tonino voleva che io facessi l'aiuto, così mi faceva scoppare a me i corsi, le cose, le telefonate, uno c'aveva amanti, l'altro c'aveva un'altra amica, l'altro io devo fare avevo capito un po' l'ambiente là, e allora comincia Tonino a un desbagliare, mi viene a me, dove arriva? Qua, è così, ha preso qua, sì. Guarda che c'hai sino 5 centimetri, se sbagli 5 centimetri la sfoghi, eh? No, no, perché dai la sfoghi, sapevo tutto che il cinema conoscevo. Albertelli mi guardava, dice, ma tu hai già fatto, hai fatto già io dove la tua? Sì, sì, con amici, con Garroni, che stava con Albertelli, guarda. Sì, sì, è stato pure con me. Ma io uscivo dalla camera oscura. Da 4 anni che non avevo visto niente, nessuno. E comincio al primo giorno, vado a Tonino, arriva qui. Sì, guarda che c'è, siano 5 centimetri, eh. Se sbaglia, ma questa si muove. Io credo che se no, non cammina tu. Viva! E allora comincia, e comincia il carrello, nessuno mi aveva detto niente di questo carrello. E io non dove. Monto sul carrello, Tonino dice, guarda, c'hai 5 centimetri, ricordati. Sì, però. La Paola Barbara, delinquente, dice, ma tu hai fatto maestro. Non mi dà l'idea. Ma c'è la miseria, vado a Tonino, questo ha già detto non gli do l'idea, ma perché, che bisogna fare per fare l'aiuto per tutti? Oltre a prendere le misure, sì, lo vedi qui dietro, c'è una manovella, e qui ci sono i numeri. Tu devi arrivare qui preciso, semmai puoi sbagliare di 2-3 centimetri. Di 2-3 centimetri non arrivavamo mai giù. Poche parole, se no qui devono a mangiare, già è l'ora di pranzo. Sì. Non ti preoccupare, Io non mi preoccupo, vabbè, poche parole. Comincio a fare, cambiamo e comincia a stocarello. Tonino dice, guarda adesso, fate i segni per terra. Ogni 10 centimetri col gesso, tu un occhio qua e un occhio per terra, lì ero bene perché da boschi vedevo, capisci, un negativo che correva e io dovevo guardare se era giusto, se bisognava aumentare o diminuire i 50 piedi. No. Allora, comincio, il cottonino dice, hai fatto bene,
guarda, io sono andato preciso ai segni e all'occhio. Un momento solo che lei ha inciampato, avrò perso 5 centimetri, ma una volta solo, sì, una volta solo. La rifacciamo. A Bertelli, la rifacciamo perché? E niente, Nino dice, un montino qua. C'era a De Brighi, c'era una manovella che era una cosa pietosa, però Dio, Tonino, mi sono inciampato. Adonino, mi raccomando. Insomma, facciamo 7-8 inquadrature nella stessa giornata, con un paio di carelli, ricorderò sempre, questi carelli non mi dimentico mai. Albertelli, tutto a posto? Tutto a posto. Adonì, tu sei... Sì, ho visto pure... Sai, ora che ti ho visto pure io già mi ero fatto il coro un po'. Io. Arriviamo il giorno dopo, Tonino da io mi diceva, va, ma se dici qualche cosa, se c'è qualche cosa che non è decisa, dimmelo, perché io di un'altra fregnaccia... Avevo trovato, capisci, che era trappoggio dietro e... Adonì va bene, ma è possibile, fa sempre bene il stronzo. Qui c'è una scena, vedi quanti attori sono, c'era Besozzi, Giorda, c'era un sacco di attori. Mamma, stai tranquillo, Dio mi aiuterà, va bene. Poi, il giorno dopo, ricominciamo. Tonino mi stava ancora più addosso, eh? Comincio a farmi amico i macchinisti, dico questi ma io, sai, bastava che loro sbagliavano segno e mi fregavano, io conosco tutti, arrivare la sera con mal di testa, che poi allora soffrivo di mal di testa, io perciò ero impazzito proprio, la sera arrivai, però c'era da mangiarla, capisci, durante la guerra, capisci? Stavamo alla pensione, Marina di Pisa, che era una pensione elegante. Si mangiava bene. Mamma mia, si erano toscani. La sera Tonino dice, te stai a mangiare tutto. Stanotte starai male. No, io sto benissimo stanotte. Non ti preoccupare. Ho passato la giornata, mi hai aiutato, io sono andato bene, va benissimo. Il giorno dopo, la mattina alle 9, pronti perché c'era il trenino che passava, bisogna fare a piedi un bel pezzo. Loro camminavano piano, ma io andavo di corsa e quello diceva, Danino diceva, ma dove sta con noi? Tanto il treno lo abbiamo noi, il treno lo abbiamo te. Lo so, però io ho capito una cosa, che posso stare qualche minuto di più a tavola a mangiare, a colazione, perché capisci? Chi aveva una lista che pare marmellata e queste cose? Io mangiavo un pezzo di pane e carci. La mattina dopo Tonino mi teneva d'occhio, era un santo con me Tonino, perché io fino all'ultimo portavo l'ultimo pezzo di pane in tasca con latte dentro tutto. E gli sentivo il fischio del trenino. Come un dannato, proprio col fiatone. La bestia dice, ma perché questo cuore? E chi lo sa, Dio può. Albertelli, quello diceva, no, ma è abituato così, fa un po' d'allenamento. A me questo cuore col fiatone, benissimo. E perciò tutte le mattine io mi devo fare sta corsa, io devo riprendere quasi 100 metri, perché il trenino era più avanti. Si fermava. Ma facevi progressi nel lavoro intanto, sì, no? Sì, in quei giorni che passavano. Tutti i giorni che passavo io ero sempre più bravo. Più passava giorno, poi ho cominciato a conoscere qualche signora. Allora quello lì, subito. Proprio lì mi davano proprio la tranquillità. Mi dicevano stai tranquillo ragazzetto, bello, stai tranquillo. La Paola Barbara ha raccontato a tutti che io ero nuovo, capisci là. C'era Oretta Fiume, c'erano tante attrici che... e io mi davo da fare. Comincio. Doppio senso questo. Doppio senso.
tre sensi. E a forza di sbrigarmi. E sei entrato nel... Insomma, ma quando hai cominciato il primo film da operatore? Operatore, il primo film. Il direttore della fotografia, capirai, lì passavi 10 anni. Beh, no, però cosa, no, proprio alla macchina. Hai fatto alla macchina? No, alla macchina passai breve. Perché dopo un po' Albertelli si accorse della... Ce l'hai nel cervello. È una storia complessa, però è bellissima. Io è una delle storie più belle che abbia mai ascoltato. Questa era lunga, però era bella. Poteva andare via, era lunga. O gli rompevo il piede. Cioè era un po' come il calcio, cioè se uno si rompeva entrava l'altro, giusto? Quello era un calcio. Passavi, la torre, sì, la torre passava, perché Torino, la torre, facevi il salto. Morse sua vita così. Ma quanti, ecco, il primo film che hai fatto in macchina, qual era? Te lo ricordi? Il primo film di solito. Sordi era giovanissimo. I Tranquillotti, no? Dopo. No, era la signorina. La signorina. 42. Piccola. Il regista chi era? Si chiamava Kirsch. Kirsch, come no? Un altro adesino, Un altro adesino. La signorina. A me mi ha fatto pagare il caffè tutta la vita, me l'avesse mai offerto uno. Sordi. Ammazzalo che tizio che è. Anzi, stava fuori al bar. Aspettando qualcuno che offrisse a lui. Qualcuno che lui conosceva. Ma in questo caso che eri? Operatore? Era ancora aiuto operatore. Aiuto, eh? Aiuto, sì. Aiuto operatore, certamente l'operatore era Orsini. Sì. Che la moglie faceva una particina con Gioacchino Rossini. Io mi arrivo a lei e dissi: bella attrice, quando ricordo il nome della moglie. Quando va via l'operatore di macchina di Orsini, era il fratello. Sì, quando va via, che io auguro la morte. No, ma se si dovesse assentare, ma è possibile? È possibile? Dio, se non muore nessuno, rimaniamo tutti come stiamo adesso. Sì, e già ringrazio a Dio perché rimanere già così è importante. Vabbè. E stavate anni quindi ad aspettare un posto libero? Un posto libero ci volevano 6-7 anni. Senti, i tuoi grandi incontri negli anni 40, a questo punto, io so per esempio Orson Welles, hai fatto delle cose su Otello, giusto? Sì, ma Otello io ho fatto adesso di Orson Welles. Hai fatto? Cioè, Orson Welles è arrivato dopo. È arrivato molto dopo, no? No, ma dico, negli anni 40. 40, cioè io c'avevo Totò, Armando Falconi, Gandusio, Giorda. Marcello Giorda. Questi erano gli attori importanti. Gli attori importanti. I registi chi era? Il regista era Bonnard. Mastro 5? Mastro 5 molto dopo. Un altro. Gentiluomo dopo. Kirsch era dopo Bonnard, insomma. Poche parole, non mi fai queste domande. Io i nomi non me lo sono mai ricordati, hai capito? A me c'era come il fratello che ma te li ricordi tutti niente. Ma te li sei ricordati tutti a parte mi sembra ma sto fanno sforzo no ma è non mi pare il secondo carrello ti sei ricordato un fritto lui Felice Boschi sappiamo tutti lascia andare ma lui Crisanto non si ricorda niente di noi ma come non si ricorda mi ricordo tutto ma insomma però sto facendo un bello sforzo ma c'è il fritto non mi sforzo vabbè poi c'è pure Franco no, cerca un po' più veloce parte dal primo film ma chi ti ha insegnato di più Alvaro? Chi mi ha impegnato di più è stato Albertelli sempre però
tra Albertelli, Arata, Brizzi, questi qua io mi infilavo in mezzo perché portavo i chassis, hai capito? Cioè finché portavo i chassis tutto a posto, con una bicicletta. Boschi mi fece pure un triciclo di corsa la conoscevo da Boschi alla Scalera, era un fulmine, lì non c'erano i semafori, però c'era quello, hai capito? Così che io non vedevo per niente il pizzardone, ma e chi lo vedeva? È sempre così, in mezzo a Bertelli, se non che un giorno viene Orsini, il marito di questa. Questa già l'aveva ubriacato un po' la moglie. Senti, vuoi venire a lavorare con me in macchina? In macchina? Non domandare Bertelli. Ma ce l'ha da domandare Bertelli, di come? Se è andato via l'altro ieri, dice già te non andare. Tonino mi dice, guarda, non ci andà perché questo è uno che poi può telefonare a quello e dirgli non piglia. Se dice non piglia quello, poi non ti piglia più nessuno. Oh, e io devo fare carriera, non posso stare a aspettare come hai fatto te 10 anni e sta ancora qui in macchina. Magari tra 10 anni sei in macchina, ma quello che passerai per andare mai. Vabbè, poche parole. Orsini mi fa, dice, può venire fra una mesata da me. Che va via Carone. Carone gli dico, ma perché vai via? Perché mi hanno mandato una cartellina, tu le conosci queste rosse? No, non le conosco. Era richiamato pure lui. Si mette le mani nei capelli e Albertelli mi dice, cerca di fare qua e là, metti d'accordo con Tonino, guarda, trova qualcun altro perché in mezzo ci deve entrare qualcun altro. Tonino mi aiuta, un po' viene lui, perché tra un film e l'altro c'era un po' di tempo, tra un film e l'altro, da lui, e che vai? Io vado da Orsini e dico, eccomi qua, guarda, il primo contratto devi andare a firmare, non mi ricordo come si chiamasse, la società, con Alberto Sordi, il primo film che fa, però ti aiuterà, mi aiuta Alberto Sordi. Aiuto perché è qui mica te sei mega bravo già, te credete? Poi mi smonta. Arriva Alberto Sordi, un po' di giorni di provini, eccetera, mi piace a ridere, a scherzare, vede che capisce che io in fondo non ero granché, capito? Non ero poi spiritoso, capito? No. Come lui. Entro in questo teatro che era di fronte a, questo era l'uno e questo Roma, di fronte a Roma, a Titanos, l'uno e questo di fronte era il tre, era dove ci girava il marito della Lore, operatore, il regista. Vabbè, poi ve lo dirò. Mamma mia. Carlo. Morto da poco, 2 anni è morto. Chi? Ponte. Carlo Ponte, sì. No, Ponte, e Ponte era il registore. Il regista era uno gagliardo. De Sica. Faceva la sociale, ma ancora non aveva preso tutti gli Oscar. Non era uscito in Francia, capito? Perciò sì. Era appena uscito in Italia, l'avevano già scartato. Va la mattina con Alberto Sordi a fare i provini. Alberto Sordi mi fa, ma tu sei pratico di qua? Dico perché, che c'è? C'era questo, tu dovresti dire al regista, che è mezzo tedesco, che io non devo girare sta scena che è scritta sul giornale. Scusa, io volevo dire la regista. Sei l'operatore. Anzi, l'aiuto operatore.
zitto. Arriva, la mattina arriva sotto, gli ha detto, come io ho detto, questo ancora non mi conosce, aspetta, ma piano, fammi più confidenza, poi io brighere, qui si scena il cavallo, c'è tra poco. Abbiamo proprio io, quasi piangendo. E questo dice, come, a chi voglio io, dice, a chi io voglio vado a dire a lui? Eh no, lui mi caccia via, ma pure a te. Ma quante cazzo via subito? Vabbè. Passano due o tre giorni, gli ha detto non ancora. Mi avvicinava il regista e mi diceva che vuoi? Niente. Me ne andavo subito, dico che sei matto, questo. Ma guarda che quello è cattivo pure. Ma che cattivo, poi ci sto io. Ma perché non vieni avanti te? Gli dicevo, vieni avanti te, vieni. No, io devo dire te prima. E poi vengo io. Insomma, con le parole, passano 15 giorni. Ci avevo tutti dietro che mi dicevano, ma che ti dicevo? Che ti dice a te? Poi c'era lei che era un'altra figlia di mia madre. Era... Vabbè, poi provo a dire. Un'attrice famosa, all'epoca era famosa. La Dolce Vita. La signorina. La signorina. No, quello di Kirchi. Era sempre la signorina. La signorina, Kirchi. Vedi, quello tedesco. Chi era il regista? Kirchi, no, quello mezzo tedesco. No, la signorina, l'attrice. Ah, non lo sappiamo. Non ce lo ricordiamo. Bisogna venire col Morandini qua. Neanche. Neanche, perché bisogna trovarlo. Vabbè. Senti, porta il mancorino fuori che non regge. Non sta in teatro, ma non regge. Vabbè. Allora, finalmente arriva il giorno che posso acchiappare sto Kirsch. E io dico, ma che c'è che mi giri sempre intorno? Dottor, ma... io lo dico una cosetta, dica, guarda, ma dici dopo pausa. Assordi a pranzo, gli ha detto. Chi è io questo? Mi ha detto dopo pausa. Ah, oh, ma dopo pausa addio, se no devi accarci a tutte e due. Già aveva preso confidenza lui. Dopo pausa mi avvicino di nuovo al regista, al bar, e arriva lui. E ho capito qual è il caffè. Allora ritorno a casa e pago un altro caffè per soldi. Pum, il caffè. E sorride, gli ha detto, se faccio una cosa non ne posso fare niente. Ma come? Ma che cazzo sei un cretino? Poi parole, mi becca il cretino e dico, vabbè, ma vedete, qualche cosa succederà. E neanche dopo pausa. Alla fine solo dice, ho capito, non capisci niente. E io non capisci niente. La Tonino, a Tonino questo mi rompe così. Ma lascio parlare, perché per Tonino era un attoruccio. Cioè. Certo. Andiamo a... il giorno dopo. Alberto via col copione. In questo momento tu prendi il cavallo e vai giù al bar. Cavallo. E solo ti dice, oh, vedi qua c'è scritto, tu era la scena, la scena che lui portava il cavallo giù al bar, lui saliva, però dal bar partiva il cavallo, c'era tutta una discesa, ditando sulla riva. Quella che lui non voleva fare che c'era paura. Io mi attacco ai macchinisti, dico, ma voi chi da soldi, ma questi le macchine, quello ti si mangia. A meno che tu non gli offri il pranzo, cioè non c'ho una vita, gli offri il pranzo a lui. Poi, in poche parole, arriviamo al bar, pausa, tutti in pausa.
Io respiro perché c'è un quarto d'ora, che cerco di avvicinarmi al tavolo del regista. Gallone. No, no, Circo. È sempre la signorina. Lui è peggio da me. Allora vado giù al bar, mi dentro a tutti e io mi metto dietro al regista. Il regista si gira, ma sto fatto, hai capito? L'avevano sospettito. Dimmi, vuoi soldi? Che c'è? Vuoi mandare a fuori pranzo? No, tutto per carità, no? Gli do una cosetta, però lei non si deve arrabbiare, io vedo, sono giovane qua. Dimmi che è, non mi arrabbio, che vuoi, che mica mi chiedi i soldi, no? I soldi sono, carità. Allora dice, c'è Alberto, lascia fare Alberto. Che mi vuoi dire? È finito il discorso. Come è finito il discorso? Ma il regista, mi deve ancora cominciare a parlare? Sì, ma se lei mi dice non parlate sordi, io devo parlare sordi. E allora dì, dai, quello è un cretino, lascia perdere. Quello è un cretino, un altro dice cretino, a me qui chiudiamo l'altro abbinimento, a te danno senza chiudere perché tutti i cretini andiamo a casa. E comincia più a confidenza, perché dico, qui si tratta.